Ehi tu, ma che fai là? Siamo in fila, te ne vai. Ehi, andiamo, su. Ma cosa c'è scritto qua? Ah. È finita la guerra. Vieni. Yeah. Ma tu tieni la faccia strana. No, qua la faccia strana, la faccia strana. Ma ce le danno le mele? Sì, come, non ce le danno. Tornato, quelli hanno bombardato la marina al porto industriale, mica si mettono a bombardare pure a noi. Scusate, pensavamo noi. Ecco qua. E questi sarebbero 200 grammi di farina. Vengono ancora 80 a destra, se ci metto 200 grammi gli altri rimangono 100. Io ne tengo prenotati 200. Questi non sono manco 80 grammi. Lo zucchero, devono essere 600. Ma io ve ne posso dare 300. O sanno tutto quanto che se la nascondono e la vendono al mercato nero. Igno, abbadate a come parlate. Voi il pane lo date anche a chi ha la tessera copiata. Io le tessere le controllo. Io sono il conducente del 3 e del 13 sbarrati. Il 5 purtroppo l'hanno abolito e io ho la tessera azzurra. No, questa è autentica, non si può falsificare. La guerra dei poveri disgraziati. È guerra solo per noi. E che vuoi fare? Ti fa tienda. Ma che dici? Hai ragione, non c'è. Questi la notte la vendono al mercato nero. Dove venite di notte? No, io la notte no. Siamo tutti in fila, mica ci mettiamo a litigare per una cosa del genere. Mariuoli! Facci da presto. Buonasera, buonasera. Chiudi la porta. Buonasera, mamma. Ci sta tutto. Sta tutto. Allora, zucchero 30 kg. Farina 40. Enzogna? 20 kg enzogna. Olio. 10 litri. Caffè? 30 kg caffè. 30 kg. Ma poi ci sta tutto. Eh sì. E rivendo tutto in 3 giorni. Poi tengo tante richieste per uova, latte. E buonasera. Buonasera. Da quest'ora torni. Andate a cuccare, va? Rimani, faccio una conta. Thank you.
sì. Ah, i soldi. I soldi. Ma eccoli qua. Grazie. Vuoi contare? No, mi fido. Allora mi vado. Accompagni. E tu che ci fai qua? C'è campo. Ma non stavi dormendo? E mi hanno svegliato i fantasmi. I fantasmi sono spariti. Torna a dormire. No, mi è passato sonno. E vieni che vuoi. Amore, è un mese che ci stanno i bombardamenti. Questi ci fanno cadere come mele dall'albero. L'altro giorno ne sono morti 25. Grazie per avermelo ricordato. Significa che oggi ci stai e domani non ci stai più. Ormai già no. Noi campiamo con la preoccupazione di essere arrestati, sì, perché tu è inutile che mi racconti storie, che non si tratta solamente della tazza sulle legave. Io vedo uno strano movimento dalla mattina alla sera, riso, pasta bianca, olio, burro, fagioli, amata. C'è rite tanta volta che non è roba mia. Ma portano qua e facciano piacere a qualche conoscente. Non piacere a occhi belli. Io non guadagno niente. Allora come cambiamo, eh? Perché io non sto guadagnando più niente. Ma questi a poco, il tram voleva una mezza. E allora che sa da fa? Che sa? Sì. Attenzione. Si deve fare attenzione, ma... C'è puzza. Non c'è sta puzza niente, ruorme, c'è no. C'è puzza e formaggio. Donna mamma, buongiorno. Buongiorno. Il mezzo chilo di farina ce l'avete? E come no? Ritu! Riduccia! Vieni qua, vieni. Vai dentro, sotto al letto. Ci stanno pacchette gialle, pigliele e portamile, va, va? Ma vi darà 40 lire. 80 lire o chilo? E ha montata di 10 lire. Io lo faccio per farvi un piacere. Io volevo pigliare, se no trovatevelo da sola. Facile a parlare. C'è gente che questa roba non la trova. Ah, la signora. Alla bambina. Falla mettere in da credenza, vai. Ma non può appena in da stuicolo, i soldi non si devono vedere. Il caffè è pronto? Se volete. Donna, ma per la cronaca, il caffè da Vicenza costa meno del vostro. Ed è buono uguale. Statemi bene. E mo che volete? Ho caffè. E
Dice, vi ricordate quando vi diede l'uovo fresco per vostra figlia? E chi so scorto? O pezzulle bullite, o pettielle maccaruna. Erano buoni, vice? Indimenticabili. Pure un metro e mezzo di lana pesante sempre per vostra figlia vi ho dato. Ma quella non si mangia, per fortuna. A quando ho mettito il caffè? 2 lire e mezza. E non vi pare troppo? È meno di quanto lo mettete voi. Ma io ci metto il caffè, rindo il caffè. E io che ci metto? Le melanzane? No, no, vice, a me mi pare che ci metti la lana. La giovega. Abbiamo incominciato la giornata. Deve bollire la posa. Non va schifo. Ma non va a fatica? Wow. Ma no, ma adesso fiede i fumaggi. Traffice mamma tu. E dove sta? Sta fuori. E papà? Non si è scettato ancora. Ehi, dalle 5 che sono sveglio. Si va bene un po' di caffè. Deve bollire la posa. Tanto sembra una cioffè che viene. E vattela a prendere da Vicenza, va. Ma così fai. Buongiorno a papà. Un bacetto. Lì, lì, in bocca. Va, va. E che recca? Mostra la crianza. E maccheroni mi ero stanno. E io che ne saccio? Papà, ve l'ha visto mangiato voi? Ah? Ve li siete mangiati voi? Ma questi non erano i miei, questi. Ma i vostri non ve li siete mangiati ieri sera? E mo non mi ricordo. Non vi ricordo, non vi ricordo. Ma avete mangiato di notte? Ma state a posto? Oh, è stato un munacino. Ehi, io stavo cercando di capire da dove veniva la puzza di formaggio. Ho trovato questo piatto di maccheroni che mi ha chiesto di essere mangiato e mo sono mangiato. Potevo mai sapere che erano i tuoi. Quello sono uguali ai miei. Tale quale mio, tale quale mio. Io quando è per te, scasso tutto cosa. Ma che scasso, scasso tutto cosa. Sì, veramente non mi ricordo. E voi non vi ricordate? E io rimango digiuno. Ma i maccheroni tuoi erano tantillo però. Ma che tantillo, ma che tantillo, che l'hai scoperto tanto. Che non ha lucca. A prima mattina, ma... Ah. Ma voi me ne vado che è meglio. Mattina, va che è meglio. Va a fatica. Lo piatta tanto. La gioventù c'ha sempre fame. Quella è la verità. Amede! Ma che ne, qualcosa non va? E vaga papà, si ha rubato i maccheroni e già fa sul lavoro della miseria con lo stomaco vagano. Amede, tu fai questo per 2 maccheroni? Tengo fame. Se uno volesse fare i soldi veri, la maniera ci sarebbe. Ecco. Amede, il piombo quanto sta al chilo? Ma mo che c'è secco il piombo, papì? Che devo rubare le condutture invece di accomodarle? Mi faccio l'idraulico, mi comariolo. Rubare? Che parola grossa. Amede, un pezzettino qua, un pezzettino là. C'è chi il piombo lo compra a peso d'oro. Per il piombo, io conosco un sistema sicurissimo. Ma tu sei pazzo, Peppi? Non è pericoloso. Pericoloso è la fama. Attacco la salsiccia. Ah, tutto su caffè solo per noi. Papà. Ma lo capite o no che mi fate venire il crepacuore a me? I gendarmi, i brigadieri, i fascisti. Se fosse per voi, ci moresse mai fama. No, correggo.
Se fosse per me, avessimo voglia di campare onestamente. Se non lo facciamo, noi ci stanno nati 100 persone che fanno. Donna Vicenza non si è messa a vendere un caffè pure essa. Ma scusa, figlia mia, ma cerca di ragionare. Ma secondo te, questo caffè che voi vendete a 3 lire la tazza, o contrabbandiera a 2 pigli? Non lo sottrae agli ospedali, alle cliniche, alle infermerie militari. Posso andare, mo? Mamma, ci parlate per senza niente, ci parlate. Sentila, sì. Mi sta parlando con donna Vicenza? Sta parlando? Sta mangiando? E cosa altro vendete? Puro zucchero? No, quello è finito, mi dispiace. Però mi è rimasto un po' che sapone, così ve lavate che la bocca caserina. Marzo, delinquente, questo sì. Delinquente a me! Signatella! Scusate, ma non si è capito mamma. Che a casa mi parla in italiano! Sì, allora vuol dire in italiano! Se deve capire è pure cattivo! Capire a me! Capire a chi? Se è fatta ricerca, chi ci porta il caffè a lui e se l'ha fatto purtroppo pure essa? Diamo da nato! Concorrenza sleale! Diamo da nato, fratello! Lascia stare! Ammazzato, Oscaro! Ma lo sa! Vai da qui! Vai da qui! Adrina, prima mattina. Rosa, la prossima volta ti ritiri prima. Ma se Panella fanno i figli bella. Sì, vabbè, grazie, signor. Lo spettacolo è finito. Arrivederci. Andai con tua amica a vedere il cinematografo alla Sala Roma. E non ci avvivai, con l'oscuramento che c'è stato, ritira all'una e un quarto. Brava. Nel vicolo che dicono? Brava, bisogna tenere gli occhi aperti e sorvegliarla la gioventù. Che fai, mo? Gennà, sta zitto. Ti sta zitto, Gennà. È facile. Rosa! Rosaria! E ti ha fatto i fagioli? Ah, è così? Io pensavo che te li vendevi. Io non vendo niente a nessuno, faccio da tramite. Però ti paga il servizio. Chi? Chi? Ho un occhio bello là. Gennà, ma oggi non esci. Io volessi sapere perché ti metti sempre in mezzo a cocca guaio. E hanno chiuso o 3 o 5. E o 3 dice barrate, vabbè. Lavali bene tu. Prima stamattina si chiama fa la croce, stamattina. Donna Amalia, ma tu ci stai messa sola? Certo, perché abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo smesso di controllare, di sorvegliare. Tornate lì, vananza gli occhi miei. Non ce n'avevo stato facendo la barba? Io? No, mi sto tagliando i calli. Ma che puzza di formaggio? La schiuma da barba. Donna Ma, ma quanto è bella la figlia vostra! E che giudizio che te ne pare una vicchiarella, ma quanto andate? 5 anni. A me mi piace la Sudì. Allora ci ho domandato, a chi vuoi bene tu? A mamma, e papà, e fesso. Ma l'ha detto con una pronuncia così bella, tieni che la somma. Certo, chissà, chi c'è in bar, sti cose? E che c'è in bar a Manuglia? Essendo mezzo vico. A proposito, si è fatto tutto vico scassagocci. Ma così con questo di mano e faceva papà e fesso, papà e fesso, papà e fesso. Chi se no sente in vico. Chi se ce lo dice la mamma, ce lo dice. Ma pari. Mamma, o io o il formaggio. Ma ce l'avevo con me? No, Adela, è un uomo, non lavora e non capisce. Vanno bene così, li ho sciacquati a uno. Bravo. Com'era il cinema? Bello, mamma. E papà? Ah. Vicenza ha messo il caffè a 2,50 lire. Adela si sente che avevo pigliato due chiedi, a caso succede casa micciola. Mm? Allora, perché si fanno le guerre? Per rubarsi la roba, capito? Fanno il mercato democratico, abbassano tutto e poi a un certo punto fanno sparire la merce
E poi se la rivendono al doppio. No, ho capito, quindi è tutto colpa del Calmiere. Tu sei popolo, non capisci. Ma stai zitta. È certo che è colpa del Calmiere, no? Perché il Calmiere significa praticamente, siccome tu non sai campare, togliti da mezzo che ti imparo io come si campa. E poco alla volta tu hai l'impressione che niente ti appartiene, che le case, le strade, i palazzi, i giardini. I giardini non è roba tua. Ma a proposito della circolazione delle automobili, data la mancanza di benzina, no? Ma voi avete pensato niente? E sopra oggi non è aria. Per ogni automobile 9 autisti. 9? Uno al volante e 8 allo spinteroggio. Buongiorno, donna Mè. Buongiorno. Entrate. Prego. Prego, da questa parte. Questo è il zucchero che mi cercaste. Questa è la cioccolata. Questa pacca a capo è la pastina bianca. Tutto viene... Aspettate. Ha già tenera la carta che mi ha portato la persona, la quale mi viene questa via, pure i soldi. Ecco. Sono 3.500 lire. Sapete, donna, ma quella mia moglie è stata indisposta. Oh. So io quanto mi è costato con 3 bambini. Ma voi non tenete la proprietà? La proprietà. Ho la casa dove abito, che ho comprato a rate con anni di stenti, di lavoro. E poi i 2 appartamentini a Magnocavallo, ma sapete a quanto tengo affittato? Uno a 800 e uno a 1000 lire al mese. Caccia fa, la già vennera. No, aspettate, una mano. Aspettate. Ecco qua, guardate. Me l'hanno apprezzato 5.000 lire. È un regalo. Un bello regalo. Tutte e 2? No, solo uno. L'altro lo tengo pignorato. E la sa da 1.000. Io ci faccio vedere a sta persona, può essere che si contenta. E dunque, io devo pagare 3.500 lire. Mm-hmm. Resterebbero 1.500, me le conservate voi? Si restano, le conservo. Buongiorno. Ehi. Rosa, devi andare al magazzino di Assuntino. Voglio che mi vedi se ci stanno altre tazzine e cosa chiede in cambio. Ce ne abbiamo in abbondanza di tazzine. Fambre se non parlo. Di stasera va con cinematografo. Bravo. Che carattere. Tale e quale a voi. Mi hanno dato questo. Uno solo. E l'altra sta pignorata.
E si dovrebbe spegnorare per vedere se le pietre sono uguali. La polizza non me la potete dare? Oggi che è? Martedì. Giovedì. Giovedì torno a portare altre cose a chi me l'ha data. E non ci avrà una lira neanche stavolta, mi dovrà dare la polizza del pignoramento. E io ci vado. Lo spegnoro. E stabiliamo il valore, eh? Ma 4-5.000 lire ci vale? Anche di più. E quando vi devo dare per il caffè là di cose stanotte? Non vi preoccupate. E che remo rialata? Soldi a mano a voi, non ne voglio. Quando l'avrete piazzato, si toglie la spesa iniziale. È l'utile, è roba vostra, eh? Oh no, no, Henry. E se era detta metà per uno? Sta sempre sotto a letto? No, e c'era troppa roba. Prima di uscire l'ho messo tra il materasso e la rete. L'ha chiuso con due fiocchetti, in modo che alla bisogna metta male. Ecco. E poi se leva. E poi si mette una tavola. No, no, Henry. Henry. E quando mai? Quando mai avete fatto questa? No, no. E perdonatemi. Però se non mi perdonate, io non vi lascio. Vabbè, Henry, facciamo che vi perdono. A chiunque può capitare un momento di fosforescenza. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ero venuto per controllare il caffè che ho portato stanotte. Due quintali. Anzi, un po' di caffè. Non ha male, mi ha fatto piacere. Certo. Arrivederci. Don Henry. Dite. Così non va bene, però. Voi... Io così vado in galera. La casa è mia, il responsabile alla fine dei conti sono io. Cioè, io capisco aiutarsi, figuratevi, però voi ogni cosa mi ha portato a casa. Non c'era, un poco di pazienza, eh? No, voi state sempre qua, don Henry. E una volta, due. Io ho paura, don Henry, questi danno il confine, la galera, non è per voi. Che è successo? Cama, un maremoto qua. No, già no. No, c'è un materasso più alto dell'altro. Ma secondo materasso è tutto caffè. Ah, ecco, è tutto caffè. Guarda, caffè, zucchero, olio, guarda. Ah, ma il formaggio dov'è? Ho sentito solo questo formaggio. Ah, solo io. Voi non sentite il formaggio? No. No. Eppure si fosse. È un bel odore, no? No. No, perché è formaggio, e formaggio io non lo sopporto. Ecco, e a male mi conosce a me. Che è questo orecchino? Chi te l'ha dato? L'ha già trovato in terra, no? Ah, l'hai trovato in terra. Voi non sentite formaggio, dico? No, Gennà. Qualcuno l'ha visto con delle lenzuole tutte sporche di fango, urlava il vostro nome, mamma, è andata a denunciarvi da brigadiere della squadra mobile. A preparati, Gennà, tu pure hai chiamato sorella, sta al magazzino di assunti. Chiama pure Mieze Prevede e Peppo Cric e dai una voce ad Adelaide. Ritu! Ritu, vieni qua! Henry, già che state qua fate il parente, la giacca buona la tenete. Lo zio Dio. Esatto. Gennà, coccato. Gennà, ti ha cuccato, coccato! Ah, ma io ti può parlare. Permesso? Permesso? Santa Maria, ora pro nobis. Santa Rosaria, ora pro nobis. San Ciro, ora pro nobis. San Gennaro, ora pro nobis. San Salvatore, ora pro nobis. San tutti i santi che è un'epidemia proprio.
3 morti ieri a Mater Dei, 2 a Forcella. Solo che adesso sono tutte e 5 a Poggioreale. Ma non Poggioreale Camposanto. A Poggioreale carcere. Santa Maria Nobis. Signori, io non voglio fare del male a nessuno, però sangue di Giuda non voglio essere fatto offesso. Brigadier, amore la Maronna, chi le marito mi è morto stanotte alle 2.35. Mi raccomando, 5 minuti. Santo tutti santi che santo maso. Amore pro nobis. Santo amore pro nobis. Sì, signore, sì, amore pro nobis. Santissimi fratelli, signore, amore pro nobis. Ma insomma, ma la vogliamo finire con questa sceneggiata? Chi è il signor Vigliadino? Cos'è questa puzza? Chi è lei son? È Pecorino. È Pecorino. Guardate, guardate quanto è bello. Pare che stare un man. Adesso ti faccio alzare io, dai. No, Vigliadino. Noi non siamo gente che sto. Chi va informato sarà qualcuno che ci fa male. Ma non ho ferito strazio sta famiglia. Ma non mi fanno bene. Non mi fanno bene sti guaglioni che hanno perso padre. Se non mi fanno bene, sì. Se non sentite pietà per sta disgrazia che ha cugliuto a casa mia. Accostatevi. Sinceratevi. Toccatelo morto, brigadier. Toccatelo. Signora! Toccatelo. E vabbè. Voi dite che è morto. È morto. E io ci credo. Passa, famoso. Però ci credo così tanto che mi è venuta voglia di darvi un po' di conforto. Mi siedo qui con voi. E me ne vado soltanto quando il morto è morto veramente. Ammelo, Ermelo! Brigadi, noi vicino tenemmo un buon ricovero. Non facemmo moca puntiglie, Se avete paura, andate. Il morto lo sorveglio io. Va bene, allora noi andiamo. Sì, sì, è meglio che ce ne andiamo. Togliamo il disturbo. Sì, tanto è morto. Tanto è morto, che possiamo fare di più? Niente. Morto, alzati e ce ne andiamo a ricovero tutti quanti. Brigadier, è inutile. Questi sono morti esperti. Se hai paura, vai. Grazie, brigadier. Brigadier, ne posso andare anche io? Vai. Quando si per lei levare una bicchiarella. Donna Magna, la bozza porta ora. Sì, sì. No, me la porto io. Ce la portiamo insieme. Vabbè, vai pure tu al ricovero. Voglio bene, papà. Te lo saluto io. Se casca una bomba qua, siamo freschi. Queste non sono case. Sono sfogliatelle. Facciamo finire il soccolo, brigadier. Dammi soddisfazione. Muoviti e non ti arresto. Colpetto di tosse. Morto con la testa dura, Dai, alzati. Alzati, non ti succede niente, dai. Dai, pesa d'indi, cazzo! Allora, che cos'è questa puzza? È il morto. No, questo è Pecorino, Eccolo qua, il pecorino. Ah, allora ci sta! Oddio, c'è là! Ma tu proprio qua lo dovevi mettere.
Bravo. Bravi tutti. Grazie. Tutti, anche il prete, bravo, bello, bello. E adesso sai che faccio? Avevate promesso che non mi arrestavate. Infatti non vi arresto. Però io non sono fesso. No, no, chi ha detto mai? Donna, ma questo pecorino, buttatelo, sì. Altrimenti qualcuno muore veramente qua. Quello che dico. Signori. Brigadier, una tazzulella di caffè? No, già preso. Ah. Ringrazio il padre Eterno che hai trovato un santo. Un santo su un ghiglio. Manco morto, sai fa. Però un formaggio ci segue. Amore mio, quando eri bello ti buttavo a bacio male, ti ricordi che belle parole che mi dicevi? Ti aspetto, vieni, ti ammesso. Uè, avevo finito di mangiarsi meno, quello che non ti accatti è che bello. Ma che ragionamento fai? Che c'entra? Che significa? Ma perché tu quando compri una sedia non la provi prima, non ti senti? Chi si poi è morso d'autore, chi se ne accorge? E oggi è andato, buongiorno. Buongiorno. Come va? Oggi che sono lontano dalla mia moglie sto meglio. Ah, mi dispiace. Permesso. Harry, scusate. Sono arrivate da poco, è il tempo di farle sparire. E quanto tempo è tenete nascoste? Donna Teresa consigliava 3 giorni. Fate 5. Faccio 7. A da schiattamo chi può fumare. Se le deve comprare al doppio del prezzo. I 2 camion per Roma sono partiti. E poi oggi sono passato anche dall'orefice.
Questi valgono 3,5 milioni. Sono bella assai. Senza difetto. È di colore bianchissimo. Dunque sono miei? Io quando sarò vostro. No, siete belli. No, 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 no. Mi guardate con gli occhi talmente assanguati che mi si schiaffi io stessa talmente che desiderasse che la fantasia fosse realtà. No, no, Henry, no, Henry, Henry, no, no. E facciamoci bastare i camion e le società. Beh, guadagniamo bene e ringraziamo il Dio. Questa non si può fare, Henry. Maria Rosaria è grande, poi Gennarino, no? Ma è un anno che se n'è andata, ma... E non vuol dire che è morto. Ma vi pare che si rivive. Non trovavo una maniera per farvi sapere dove stava. Ma io saccio che da un giorno all'altro tengo una tavola innanzi all'occhio. Ma, vi prego, fate dichiarare la morte presunta all'anagrafico. Non si può fare, no. E perché? Che tengo 3 figli. Tengo 3 figli e non mi sento vedova. Morte presunta. Io risposto. No, è... E perché vi girate? È Gennaro. Mi guarda. Mi guarda a me, però. No, 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 Henry, no. Oh, Gesù. Buongiorno, donna Ma, scusate. Buongiorno. Domani ci sarebbe quel affare dal notaio. Lo saccio. Ciao. Ecco, noi volevamo umilmente domandarvi se... Sì? Volevamo che vi metteste una mano sulla coscienza. Una mano sulla coscienza per cosa? L'accordo sulle 40.000 lire. Ma scusate, l'accordo è scaduto da 20 giorni. E voi per 40.000 lire avreste il coraggio di pigliarvi quella proprietà? Ho coraggio. La signora Amalia, per diventare proprietaria del vostro appartamento, ve ne deve versare ancora 50.000. E lo sapete. Ve le pigliate e vi trovate un'altra casa. Un'altra casa? Ma gli affitti oggi costano così cari che non potremmo pagare. Non sappiamo dove andare. E allora scusate, che volete fare? E questo no, e quello no. Andiamo, andiamo, dai. Donna Ma, scusate. Donna Amalia, donna Amalia, vi possiamo dare un anticipo? Fatelo per i nostri figli. Donna Ma, fermatevi. Fermatevi, siete crudeli. Fermata. Ma voi i soldi che sapeste per pigliare quando è stato un momento, no? Quando voi facevate la bella vita e passavate e spassavate a Via Toledo, noi mangiavamo pane e pane. Vi piaceva, vero? Non ve lo siete fatti il problema che ci morivamo di fame senza disturbare nessuno? Ragioni, sentite a me, pigliatevi 50.000 lire che è meglio. E prima di aprire la bocca, ricordatevi di quando voi mangiavate e noi no. Moglie di venne. Tenimo che fa. Enrico mi ha fatto una sorpresa. Sfullamme, ragionier. Enri, partimmo. Henry. Ci siamo. Com'è? È bello. Più lontano ma stai, più vicino.
quanto sento. Amma, mi permetti un bacio? Chissà a chi sto momento. Tu a che penso? Che fai? Tu non mi sento pena. Non velena è dolce. Non mi pesa sa croce. Che trascina a te. Ti voglio, ti penso, ti chiamo, ti vedo, ti sento, ti sonno. E nanna ci pensa, che nanna che sto occhio. Mamma, volessimo far capo ricevimento? Ricevimento di cosa? Del matrimonio. Ah. E ti sposi? Sì. E con chi? Con te. Testa finita. Andiamo bene. Must go, must go. Very late. Andiamo bene. Grazie assai. Arrivederci. Sì, mamma, no, sì, sta bene. Perché te voglio, te penso, te chiamo. Ti vedo, ti sento, ti sonno. Ti voglio, ti penso, ti chiamo. Ti vedo, ti sento, ti sonno. E nanna ci penso. Chiama. Ciro, questi devono essere a Roma per il primo pomeriggio. Avete capito dove dovete consegnare? Stazione di San Lorenzo, scalo 13. Bravo, allora va, va. Avete chiesto di me, don Enrico? Mezzo prego. Voi lo sapete domani che giorno è? No. È il mio compleanno. Ah, non lo sapevo. È mossa viva. Tanti auguri. Dunque, io vorrei fare una grande cena. Bella. Inviterò anche voi. Grazie, don Enrico. Ma la farò da Amalia. Vabbè, si capisce, no? E si capisce cosa? La faccio là perché ci sta più spazio. No, dico, ma la comandante l'avete avvertita? E secondo voi? Io mi presento là, con 10 persone, facciamo la sorpresa di Pasqua. È certo cosa... No, vabbè, domandavo così. Tu non devi domandare, devi fare. Va bene. Allora, che ci mangiamo? Ma a questo punto io direi di per prima cosa di passare il rughianchiere, Don Vincenzo, e ordinare un bello crapetto. Un bello crapetto, bravo. E poi? Poi magari uscendo da Don Vincenzo vado a fianco da Casa Doglio, Peppino, e prendo due belle damigiane di vino. Fa tre. Ma sì, allora facciamo quattro. E poi sei bei pezzi di pane, quelli là, belli grossi. Bravo. Nostri. Fa sette. Ma sì. E poi magari prima si troviamo un po' di mozzarella. Di Aversa però, mi raccomando. Beh, si capisce. Bravo. Più tardi, passate, che vi do un furgone. No, e perché non me l'ho data adesso? E poi devo tornare a venire. E questo c'ha le ruote sgonfie. Vabbè, le gonfiamo. Ehi.
Va, va! Che hai fatto? Hai litigato con lo sposo tuo? Lo sposo è partito e non torna più. E a te che te non importa, te ne trova nata. Ma ve chi a chi mi trovo? Voi facete dove fatta vostra! Ci avevi messo pensiero, Il cuore ci avevo messo. Ma mo' danno è fatta. Guaricela. Che una madre s'avesse sta accorta alle fesserie di una figlia! Che ritto? Che non c'è più rimedio. Non c'è più rimedio a cosa che hai fatto? Ca, facevo trasi. Ca, quando voi la sera vi andavate a fare le passeggiate e le cenette con sette bellezze. Carinda casa mia, schifosa! E non dovete scorno, mo dice rambacce, E parleme! Ma tu non sei degno, manca mannumana! Ma io ti schiaccio sotto i piedi miei! Ma la femmina, si una mala femmina! Si una mala femmina! I taccino! Hai capito che taccino? I taccino! I taccino! Là. Scusate. Aspettate. Non ce n'è, aspettate. E voi adve, non salutate rimani, che le mostra sta. Non ce n'è, che stia a casa vostra. Amalia. No. È un cieco. Scusa, ma... Scusa. Dove sei stato? 13 mesi così, sono... Andò a commedia. E riduce? Dove sa riduce? E riduce sta poco buono. Come sa? No, niente, non poche freve, roba creatura. Ma è tornata? Ov'è tornata? Dalla... Sta là. Papà, vedi. Papà. Ci sono nata stanotte, papà. Mari. Ma che? Da dove cominci adesso? Si stanca? Stanca. Sono tre notti che non dormo.
Mo dovete riposare un poco, poi dopo ci raccontate. Avete cambiato tutto, avete fatto tutto blu, bello, dorato, bello, tutti i mobili nuovi. Buon anno, mamma. La camarella mia pure non c'è più. E non ci stavi, Gennà? Hai ragione, ma... è più bella così, eh? Questo. Eccoci qua. Ah, vedi? Allora? E allora che? Che mi dici? Che fai? E io mi arrangio con l'automobile. Ad arrangi? Arrangio, cioè, quando vedo una macchina che mi interessa, cioè, in buone condizioni, a tratto. Compra vendita, eh? Compra vendita. E invece Maria Rosaria mi ha fatto la sorpresa. Se ne va in America. Si sposa un soldato americano. Come non so. Ehi, Mari, oh! Ma tu. Io ho sposato uno del paese tuo, ma che te. Aro vai, te ne vai, dove vai? Lo so che è bello che adini. Papà se ne muore se te ne vai, che faccio? Rimango solo io. No, ama. Se ne va. Alla mena. Ehi, sei pieno di brillante, sei. Brillante, brillantina. Brava. E quando mi qualcosa pure tu, va? Ah. Non ce fa sapere, Gennari. Che fai? Niente. Come lì? Cioè, sono messo un poco a posto. A me devo fatica, guadagno buono, io faccio un poco di commercio. Avessi la fuoco morto una da volta. No, ma che pari c'è. E in che consiste questo commercio? Si è messa a società con sette bellezze, papà. Ah, così. Yeah. Sì, società. Sì, facette una società. E se vai e viene con camion. Ah, no. Fai trasporto, fa. Beh. Eccoci qua. Noi. A casa. Ah, c'è no. Punto, che è successo? Che è successo? Che mica. Che stavo andando a prendere le mele. Le mele, ma non le mele a Nurco, perché quelle sono buone, ma sono un po' caspringhe. Quelle le renette, quelle sono più dolci. Non piace assai a riduccia rossa. No, ma che ci importa del mele? Boom! Bomba, una bomba. Gli americani, bombardano gli americani, scappate, che scappate? Io pensavo a voi, scappate, sempre con questo cesto di mille mani. A proposito, dove stai il cesto? Stai di là, Gennà. Poi due tedeschi, o altri due che i fucili in mano mi hanno fermato, mi hanno dato una spinta, sono caduto. A terra si è spaccato tutto qua, voi tutto qua da rete, tenga un sangue qua. Quelle mele, chi se la mangia? Mi sveglio, poi mi sono svegliato. Sveglio dentro a un ricovero, mi hanno pugni, calci, ammazzate. Ma poi, papà, è tutto finito, ma non ci pensate. No, non è finito proprio niente, la guerra non è finita, vedi? Non è finita, stavo dentro a un ricovero che camminava, si vedeva la luce che andava e veniva, era un treno, il ricovero era un treno.
Chissà quando un giorno sono stato là, io so. Dormi, Gennà. Poi siamo scesi, chi? A quale paese? Mi hanno medicato la ferita in infermeria, dopo un paio di giorni è venuto l'ufficiale e dice che mestiere fate? Spacco le pietre. Come spacco le pietre? Spacco le pietre, spacco le pietre. Mi ha fatto spaccare le pietre. 3 mesi a tutti i preti annanziare. Si diceva che era tranviere, chissà dove stavo. Puntuale, mezzo preso. Eccolo qua. Andate a fare il carico e portate tutto da Donna Maglia. E domani sera ci divertiamo. Ma perché si fa ancora? Devo compleanno mio. E mi chiedete se si fa ancora? Allora si fa. Perché, che sta? È tornato Don Gennaro. Sì. E quando? Poche ore fa. Che se fosse questa la festa. E perché non si dovrebbe fare? Non siamo tutti contenti, mia Zuprè? Come? Sì. Mia moglie morì sotto un bombardamento, Don Enrico. Una cosa mondiale. Stavamo sotto un ricovero. Fora che arrivano le bombe. E noi ci stiamo appiccicando. E zitta. È stata zitta la gente sempre. E i miei cicchilli. E tatato, tatato, e tatato. A un certo punto, caretta proprio volata addosso a essa. Un attimo, Don Enrico, un attimo. A mia se prete tenette solamente un tempo e dicevano ma che scende, che sotto, ma parlo. Ma fortunatamente morette subito, senza soffrire manco un poco. Una bella morte, Don Enrico. Ma perché mi state raccontando questo? Niente. Perché... L'amore è un eterno lotto.
Buongiorno, don Gennà. Buongiorno. Bentornato, Gennà. Buongiorno, buongiorno a voi. Belle pietre vanno fresche fresche. Tornate là, buongiorno. Ah, Gennà, che bella sorpresa. E noi che ci credevamo tutto quanto che avevo ero morto. Mi credevo morto pure io. Voi non sapete quante volte mi sono creduto morto, invece ero vivo. Ma voi state una favola. Si vede che la morte mi fa bene. Maria Rosario, che mi ha messo a posto, mi ha fatto barba e capelli. Però sì, tieni, pigli questa e va a cosere. Un giorno qua ci siamo organizzati, diciamo, mi sa fanno poche business, facciamo le mutande per l'alleato. Let's go, Teresi, vuoi cosere? Accomodate, buon giorno. Posso. Là, pensate che in mezzo a una campagna, no? Che stavamo nascosti in un fosso perché da sopra cadevano granate e cannonate all'inferno aperto. Donatella diceva stavamo nascosti e siamo rimasti 3 giorni senza mangiare e senza bere proprio. Stasera io porto peperoni e parmigiani di melanzane. Adelaide! Uè, uè! Ehi, don Gennaro carissimo! Questa sera ci vediamo alla festa a casa vostra, siete contento? Capite, ma io sto parlando di guerra e sangue, tu ti metti a parlare alla festa. Donna Maria questa sera ci prepara pure il crapetto al forno. Bravo. Allora, in certi momenti se avessimo trovato una teglia di capretti, ci fossimo scannati uno con l'altro. Scusate, don Gennà, ma io devo andare. Ancora devo consegnare i macaroni, o vino, o pane. Qui ha già trovato pure il mozzarella. No. Allargate un po' le braccia. Come l'aeroplano. Pure che. Ecco qua. Alzate. Adela. Ma siete bellissimi perché fa festa a casa mia. Oh, Gennaro, bello. Senza di voi il vicolo non era lui. Esageravo. Hai visto qua? Gli hai fatto l'impresa. Mille mestieri per vivere. Pasta cresciuta. Volete assaggiare? No, grazie. Riduccia la picciorella, come sta? C'ha la febbre, ma la mamma dice che la febbre serve a crescere. È tutto finito? Non è finito proprio niente. Voi non ci dovete pensare più. E io ci penso. Ma cioè, no, voi dovete pensare a mangiare bene, siete sciupati. La guerra è guerra. Dovete a me mangiate. E non è finita. Allora la cena di stasera si fa? E come non si fa? Oggi è il compleanno di 7 bellezze. Ma perché il compleanno di 7 bellezze si festeggia a casa vostra? Buongiorno. Oui, papi. Buonasera. Non sapete la felicità quando mi hanno detto che eravate tornato? Vabbè. Un applauso al ritorno di Don Gennaro. Non c'entra niente. Non c'entra io. Che cosa c'entro io? Questa non è la festa mia, la festa di 7 bellezze. Ma dove siete stati tutto questo tempo? Oh, papi, sono stati in una campagna, no? Dentro a un fosso nascosto, perché da sopra cadevano granate e cannonate. Babbo, io a Don Gennà, basta, non ci pensate più. A salute Don Gennà. A salute, papà! Ah, è pure a salute della comandante nostra. Beviamo. Ecco, proprio a proposito di bere, noi siamo stati 3 giorni senza mangiare e senza bere un goccio di vino. Sette di noi con 2 cadaveri sfracellati proprio dalle schegge. Ah, buongiorno, non pensate a queste cose malinconiche, eh? Non state in compagnia, in mezzo a noi, e vi facciamo scordare tutte cose. Buongiorno, voi avete da mangiare, da bevere, va da ingrassare, che avete fatto sì che bastante mente. Bravo, proprio così. A me te. Oh, so qua. Vieni da già fare una masciata. Allora che fa? E allora? Allora che? Ma come allora che? Allora niente. Allora niente? Vabbè, io non voglio in galera. Ma qua galera? Metti una tua papà. Vieni su, la roba da c'è la puntana. Quando è dopo, non c'è no. Adela. Sì? Ti chiarisco una cosa che ho subito durante questa 13 mesi che è stata... Dopo, non preoccupare. No, perché è importante. Dopo.
Ma come? Ma è come in operazione senza pericolo? Senza pericolo? Senza pericolo. L'ingegnere la sera lascia la macchina dove i cani coppa aiuto. Hai capito? Quello che sta di guardia, sta d'accordo con me, si fa trovare attaccato con un fazzoletto vicino alla bocca. Mamma, stiamo a mio giuvino! Stato là qua in faccia. Mia zubrea, cominci a portare! Ah, subito! Ah, mia zubrea, vengo pure io! Ho capetta è grossa! Sì, sì, datemi una mano! Guardate, a me mi sembra un cinematografo, perché io pensavo di essere morto, invece sono vivo, mi hai saputo! Che ci volete fare? No, perché poi anche la cosa di conoscere, no, l'essere umano, io sono stato insieme a uno che tanto tempo con lui e solo dopo 3 mesi lui mi ha detto che era ebreo, me l'ha confessato e mi ha detto, e io ci portavo pane e formaggio, pane e frutta, a volte solo la frutta, e chissà all'improvviso si è fissato con me, dice no, tu mi denunci, no, non ti denunci, no, no, tu mi denunci, non ti denunci. Ecco il cravetto! Oh, Non può che largo. Mamma mia, che bello! Spettacolo, vada, sottamici. E mo se continuate a parlare, c'è un stuccato pure un capretto. Sottamici. Che c'entra? Erano dei racconti importanti, stavo dicendo. Oh, Gennani, ci volevamo godere un po' di pace. Pensate a saluto, oramai è fernuto. Ma che cosa è fernuto? Ah, guerra! Ah, guerra, don Gennani! Che state dicendo? Che state dicendo? Non è finito proprio niente, la guerra non è finita. Ma voi non ci pensiamo più, andate a un luogo e via. Ma ci può brindisi, la guerra che non è finita, ma voi? Maria Rosaria non mangia con noi. Sta da Ritucci. Poi ci va chi ha da Ritucci, so un po' io vicino a lei. Vado io, Gennaro. No. Non tanto a me, mi è passata la fame, sarà la stanchezza. Basta pure la mozzarella. Ci va chi, vai, meglio che tu rimani a casa. Sì, sì. Buonasera. Allora, non c'è no. La riduci, la riduci, non può che vino. Ecco qua, non può che vino pure a buco. Ecco qua. Pronti? E va, poi facciamo un brindisi a sette bellezze. A sette bellezze. Salute. Metto pure io. Un po' vicino a Riduccio. Come sta? Mani. Ma che è successo? T'ha già ricevuto una cosa, papà. Ti ha ammazzato la madre. No. Angelina! Angelina! La pannicellina, tenita! Mi dispiace. Sulle garze, ma dite sigarette. Strana sta cosa, però. Perché io da voi ho comprato il pronto sì, l'alcol. Ma cagnate mestiere. Ti ha dato donna al polso. A base tribunale, cosa cresta? Chi è? Amalia Iovine, vi prego, aprite.
Aspettate, arrivo. Don Alfonso. Servo vostro. La penicillina. Vi prego, ditemi che la tenete. Sul medicinale non lo conosco. Mi spiace. No, 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 no. Quanto è a... Serva c'è? Dite io saci come funziona. Vanno a sparire i generi per poi rivenderli raddoppiati. L'hanno fatto pure che sigaretta. Solo per quella era una sigaretta. Uscite di qua. Io non sono un criminale. È una creatura. Non ci passa da niente. Ia da penna. No, no, non me lo faccio, no. Va genitica non nata, eh. Non ha tenita. Che faccio allora? Che faccio a cerchi? A cerchi! A cerchi! O la cercate voi! Popolo senza cuore. Dopo i fogni che sta sito. Ma io vado a guardare. Io vado a guardare in faccia quando è scattato. E spero che succederà presto. Santa Maria. Santa Maria. Sangue di Dio, prego per noi per tutto schifo che facciamo, perché facciamo schifo. Facciamo schifo. Come sta vostra figlia? Male, brigadì. Dottore, cosa ha detto? Che se non si trova la penicillina non passa la notte. Mi spiace. Io da quando ho fatto la sorpresa in casa vostra ho sempre ricordato con una certa simpatia. Lo so, brigadì. Anche io, figli. La prossima volta, invece di pregare, ricordatevi di chiamare il dottore un poco prima. Santa Vergine, Ave Maria, grazia, brene. Queste sono le maledette abitudini che sta gente ha. Noi, il popolo. Ma come campate? Noi e i miei ricette andiamo per malauguri, Ave Maria, sì? E allora morite. Ma non ci tirate dentro all'ultimo. Malaurio. Te lo dicono in faccia, te lo dicono. Intanto mostro malaurio, sai che vi dice? Che da un momento all'altro quella povera creatura se ne va all'altro mondo. Scusate, ma visto che state in confidenza, chiedete a un santo se vi porta la medicina. Un santo, santo arcangelo, santa Rita, la creatura porta pure un uomo tuo, Ave Maria. Don Gennà, che volete che vi dica? C'è tanto lavoro, purtroppo. E qua la gente è... lascia la macchina, si gira un attimo e non se la ritrova più. E noi dobbiamo vigilare. Stasera devono fare un lavoretto di questo genere. Hanno preparato un furto al vicolo, alla torretta. E... se li colgo in flagrante, Don Gennà, io che faccio? Voi siete brigadiere dei carabinieri che chiedete a me il permesso per arrestare un delinquente. Non è permesso, è per amicizia. Se li prendete in flagrante, voi mettiteci in manette, questo dovete fare. L'arresto?
Se un cucciato in coppo fatto lo arrestate. Chiunque sia. Anche nell'ipotesi più assurda che fosse figlio mio. Andate. Dottore, ho trovato questa. Vedete se va bene. Fammi vedere. Questa va bene per la rogna. Vedete questo? Questo è per mandare in dieta il latte alle partorienti. Addirittura. Vedete questo? E queste. E che sa, potete gli portare tutto roba inutile. Ma non si può arrangiare. Non... Arrangia? Magari già congiare una fontana. Sant'Antonio, pensici tu? Esatto. Speriamo che ci aiuti Sant'Antonio e Posillipo. Dottore, noi preghiamo finché c'è vita, c'è speranza. Non è detto l'ultima parola. No, l'ultima parola è detta. E l'ho detta io, se non mi dispiace. Se si trova la medicina, la bambina forse si salva. Senza rubarsi neanche la notte. Quelle due o tre farmacie aperte non ce l'hanno. Ha già cercato tutto, furcello, pallonetto, fascia per fascia, ma ha già fatto niente. Dice domani, se capita. Domani. Ci rimane male. Sì, papà. Mamma la trovo. La trovo, mamma. Che fai a me te esci? Arriva fino in coppa la turretta. A fa che? Devo vedere un amico. Ho preso un impegno, ma torno presto. A Napoli è sparito un piroscafo americano con tutto il carico, lo sai? No, non lo sapevo. Ma sei sicuro? Un piroscafo americano è... È grosso. È grosso, sì. Però mica si diventa Mariuoli per colpa della guerra. Che uno dà sempre la colpa alla guerra, ma... Ma non può essere così. Vabbè, allora non diamo la colpa alla guerra, va boh? Ma paro sanno pigliato su piroscafo. Amara. Poi dicono che solo il napoletano è Mariuoli, ma... Piroscafo è... È un fatto grosso. È grosso, sì. E quindi vuol dire che se se lo sono rubato, un Mariuoli era napoletano, l'altro no. Vabbè, ma mo chi ci azzecca su fatto rubi piroscafo con me? Ci azzecca niente a me te. È solo per dirti che quando ti parlano male del paese tuo, quando ti dicono che porta la mala nominata, tu devi rispondere che è come in tutte le parti del mondo. Ci sta la gente onesta e i ladri. Ah, boh, ma a chi la c'è a ricire, papà? Ma fai fa d'arte. Ma posso uscire? Io uscio. Ma porto tu il cappotto. Perché ho il cappotto, mo? È perché ha cominciato a fa freddo, può darsi che torna tardi stasera. Auguri per la bambina. Don Gennà. Don Gennà. Come stai tu, Don Gennà? Io purtroppo la medicina non sono riuscito a trovarla.
Donna Maria non si merita. È una femmina che si facesse a Ciro per la famiglia. La famiglia. Amalia era l'unica a non volerci credere che eravate morto. E forse era meglio che ci credeva pure lei. Io l'andavo spesso a trovare. E chissà che hanno potuto pensare. Ma io vi do la mia parola d'onore. Che Donna Amalia vi ha rispettato. E vi rispetta. Buonanotte, Regina. Insupre, che è successo? Tutto. Tutto. Oh, mamma, come sta creatura? Sta male. Ma che è stato? È stato che i sordi non fanno miracolo. Insomma, tu quanti milioni c'hai? Sì, in modo di avere i milioni. Perché mi vuoi far credere che tu non ne hai fatti i soldi? E quando mangi mangiato una pomarola, mi sul pane mi sento un re. Sì, ho tentato qualche cosa, qualche affare pure io, ma ci ho dovuto rinunziare. Una volta io e Pascalino Pittura accattavamo 50 kg di fico secca. Ricetta, ma facciamo passare un po' di tempo, poi quando i prezzi aumentano ci vanno. Non c'è niente mia e trovai macchine di erma. Allora poi sciacquavamo tutto quanto e mettevamo a asciuttare. A metà si mangiava nei topi. E un resto facette la muffa. Perciò... Non si trova. Nessuna tiene, chi la tiene? La nasconde. Per far aumentare il prezzo. Quindi figlia Madame Brie. Fuori ci sta il ragioniere, dice che forse tiene la medicina che serve a riduccio. Potete venire a controllare. Fatemi vedere. Grazie
tutto bene, Gesù. Padre nostro, che spinge. Avu, santa vita, grazie, si chiama con te, Avu, Maria, grazie, perdono, stecù. È sicura, è proprio questa. Io me la trovo per combinazione. 6 mesi fa ho avuto la seconda bambina a letto con lo stesso male. È stata veramente una fortuna, date a me. No. Io la vorrei consegnare alla signora Amalia. Donna Ma, la medicina che ha prescritto il dottore per vostra figlia ce l'ho io. Eccola qua. Auguri per la bambina. Buonanotte. Grazie. Io me ne vado. Dottor. Dite. Guarisce. Senza la medicina non ce l'avrebbe fatta. Ora l'ha presa, ma certezze non ce ne stanno. Ma quando si capisce? Se passa la nottata, guarisce. Buonanotte. E facete pigliare aria. Eccoci qua. Dottor. Buonanotte, grazie. Arrivederci. San Gennaro, me ne va pure. Adela, buonanotte. Ma sta senza pensiero. San Gennaro ha fatto un miracolo. E modestamente San Gennaro sa quello che fa. Ma voi non eravate devoti a Sant'Antonio? Un po' che un po'. Buonanotte, Adela. Buonanotte, San Gennaro. Ehi, ehi. Gesù Presidente. Ma quelle gnamme che stavano nella camerella mia, che... Che fine ha fatto? L'avete buttato? No, per carità, non c'è nulla. Lo portammo dentro al negozio di Don Pasquale. E lo stivai stesso io quando facete mancare tutta la rinnovazione. Allora, senti, fai una cortesia. Domani mattina vieni un po' prima, perché io voglio mettere la camarella a posto. Mettiamo tu lì in una tavola. Sì. Ai vostri ordini, non c'è nulla. Ma con il vostro permesso, allora io me la vado. Mi è sopra. Ma a Canario poi. Che fine ha fatto? Muretto o avete buttato pure quello? No, Muretto, non c'è no. Appena siete partito. Buonanotte. Buonanotte. Che mi guarda. Ho fatto quello che hanno fatto gli altri.
Sono difesa. Sono aiutata. Ma perché mi guarda e non parla? Tu stamattina mi guarda e non parla. Colpa mi può dare. Hai già parlato? Sì. Tu veramente non puoi sentire parlare? E parla, parla. E allora parlo, parlo. Parla, ma parlo. Ehi, guarda qua. Ti, ma, ti. Ehi, mica è per nulla. Ehi, non gli fa, guarda quando arrivo. Ehi, guarda qua. E forse a te ti hanno fatto impressione, perché... perché l'hai vista poco a volte. E non hai avuto il tempo di capire quello che ho capito io, che sono tornato e l'hai visto tutto quanto insieme. Perché guarda, a me, guarda, tutte queste carte di mille anni, guarda, mi... erano uno scherzo, una pazzia. Guarda, e tocca, non... non mi sbatto ancora. E ho ancora da sbattere quando tocchi carte di mille anni, ma... forse si stava a capo lì, forse. Forse perdeva a capo lì. E a mia figlia. Mia figlia, che proprio ieri, davanti al letto di Riduccio, mi ha confessato dell'americano. Ha lasciato la firma prima di partire. Che faccio, eh? Che faccio a fare? Ah, portami i saviti, vai a fare la prostituta. Ma sai quanta vada avesse la passata cosa? Ma mica solo a Napoli, no, 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 in tutta Italia, anzi, in tutte le parti del mondo. E a te, no, a te, che non hai saputo fare mamma, che faccio? Tacire, faccio la tragedia. E non basta la tragedia che stiamo vivendo in tutto il mondo, non basta il lutto che portiamo in faccia tutto quanto. E a vedere che va a rubare? Sì, tuo figlio roba, tuo figlio è ladro. Sì, ma tanto a lui non c'è già pensato, no, perché ci sta già chi ci pensa. Ma se tutto quanto amassi, tutto quanto potesse guardare dietro a quella porta, e allora ci avessimo a passare una mano con la coscienza tutto quanto. Si deve aspettare. Si deve aspettare, deve passare la nottata, come ha detto il dottore. Mari, scarfami un po' di caffè. Io mattina uscivo a fare un po' di spesa. A me ti accompagnavo Riduccio a scuola. Io affaticavo. Poi tornavo a casa, cucinavo. Che è successo? La sera ci aspettavamo tutto quanto attorno a tavola. Mi facevo una croce. Che è successo, Gennà? Riduccio come sta? Hanno trovato la medicina, ma si deve aspettare. Thank you.
tu? Non si chiude più all'appuntamento, no? No. Oggi pensato che la Rituccia stava così. Ma sono tornato. Pareva brutto. Era brutto. Dammi un bacio. Vieni a casa. Vicino a Riducci, eh? Adesso ne bisogno io. Va bene, papà. Mi chiedono pochi caffè. Sa da aspettavamo. Adava sa notata. Ti non mi ricordi più. Ci stavamo buona. Tanta storia tutta insieme, non si può fa. Stavamo troppo. E so parolo e fantasia, oppure che se la capì. Scolo e supporta la gente in d'acqua d'amore e so parole e fantasie, ma sto cagnando stai pure. Yeah.
cosa per sta luna. È fumo, è fumo, è fumo e niente più. C'è cosa per sta luna. È fumo, è fumo, è fumo.